C'è un proverbio decisamente pessimista che dice: se vendessi candele il sole non tramonterebbe mai. A quanto pare invece oggi col meteo abbiamo avuto fortuna. Il sole splende alto nel cielo azzurro, non c'è nemmeno l'ombra di una nuvola e una piacevole brezza rinfresca l'aria del pomeriggio. Il tempo è perfetto per giocare una partita di pallone e, come detto, non c'è neanche bisogno delle candele. Lo spettacolo che offrono le due curve è a dir poco eccezionale. Il loro supporto alla vecchia signora del calcio italiano non viene mai meno. Una gara che non mette nulla in palio, ma che sono sicuro stimolerà la curiosità di ben più di qualche spettatore a casa. Senz'altro, da questa gara non dipende nulla, ma potrebbe essere uno stimolo per i due allenatori di sperimentare nuovi moduli. Potremmo assistere a un incontro giocato a viso aperto. Di certo è quel che si aspettano i tifosi accorsi allo stadio. La partita è iniziata. Una domanda al volo, Luca. Qual è il giocatore chiave di questa partita? Io penso Luke Shaw. Higuain! Gli lega la gioia del gol, che parata! Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. C'è la palla lunga, in avanti. Fred, pallone lungo, in verticale. Si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa. Niente di fatto, azione interrotta. Bruno Fernandes fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bel pallone, bell'intervento difensivo. Il portiere la calcia lontano. Shaw. Rashford. Martial. Martial ha una buona... Ecco il tiro! Higuain prova a fare tutto da solo. Ottimo intervento. Ha visto il pericolo ed è riuscito ad anticipare l'avversario. Il Manchester United sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni avversari. E per farlo ripressano alti, in modo da bloccare la loro azione proprio sul nascere. Esatto, bravo. Cercano di costringerli ad abbassarsi il più possibile, con il risultato di limitare i cross e i rifornimenti agli attaccanti avversari. Cerca il tiro! Chiellini. Arriva Cristiano Ronaldo. Pogba. Bruno Fernandes. Scodella in avanti. Beh, questo è un passaggio quantomeno discutibile. Bruno Fernandes. Da lì può segnare. Occasione da rete. Questo è un errore davvero molto simile al precedente. Ti manca qualcosa, Fabio, nella finalizzazione, perché poi là davanti ci arrivano alcuni. Bravo, che il giudice di gara ha lasciato che l'azione seguisse il suo corso, ma ora arriva puntuale la munizione. Grande spirito di sacrificio dell'attaccante. Il Manchester United dal calcio di punizione. Grande occasione, prova la gol, parata di Szczęsny. Paulo Dybala. Intervento a liberare. Palla filtrante per Higuain. Cristiano Ronaldo decide di sfruttare la fascia. Alessandro. C'è il tiro! E c'è il gol della Juve.
cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? La difesa non può permettersi di lasciare tanta libertà a un giocatore come lui. Andava marcato stretto. La Juventus segna il gol che sblocca la gara. Ma chi altro poteva sbloccare il risultato? È davvero l'arma in più di questa squadra. Rashford, Martial colpisce in linea, portiere battuto, e qui falliscono nuovamente una grande occasione. Higuain, Khedira, arriva Cristiano Ronaldo, Alexandro, Rabiot, può concludere. È stato splendido l'intervento del portiere. Sembrava aver sorpreso il portiere, ma lui ha risposto con un intervento d'applauso. Occhio, può andare. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Bentancur, il suo pallone è morbido. Iniziativa promettente, ma gli avversari hanno fatto buona guardia. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Rabiot. Un solo gol a referto, fino ad ora cruciale. Il punteggio è quindi di 1-0. Rashford. Prova a verticalizzare. L'azione si stava facendo pericolosa, ma ha preso bene il tempo e si è messo in mezzo. Rabiot. La palla viene rigiocata verso l'interno. Martial. Sicuri in fase di palleggio. Vuole la profondità. Martial rimane il portiere da battere. Si chiude il primo tempo con questa buona occasione. Finiscono così 45 minuti di calcio. Una prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a referto. Tifosi e giocatori saranno certamente soddisfatti di questo punteggio. Ora hanno altri 45 minuti per difendere il vantaggio. 1-0 dopo i primi 45 minuti. Partiti! Siamo già nella seconda frazione di gioco. Il vantaggio di 1-0 non dà nessuna certezza, devono dimenticarsi il gol e continuare a fare il loro gioco, come se fossero ancora sullo 0-0. Ecco Martial, cerca di lanciare il compagno. Bentancur. Khedira, palla in avanti verso il compagno. Pallone intercettato, intervento davvero provvidenziale. Rabiot, lungo passaggio in avanti. Cristiano Ronaldo allarga il gioco sulle fasce, vuole il lancio filtrante. Cristiano Ronaldo è l'autore del fallo. Higuain sulla fascia in profondità. Può cercare il taglio in mezzo. Intercetta il passaggio, pericolo. Cristiano Ronaldo si prepara in mezzo all'area. Per uno specialista di colpi di testa come lui, questi calci d'angolo. Chance per tirare. Martial si fa vedere per ricevere. Contrasto in scivolata. Rabiot gioca con un pallone lungo. Rabiot cerca il pallone filtrante, ma c'è il recupero della difesa. Qui non è stato sufficientemente preciso nel passaggio. Ecco Martial. Inventa nello spazio. Ha la possibilità di andare verso la porta.
provato a fare tutto da solo, la sua iniziativa però non ha dato i frutti sperati. Prova la giocata di misura, provano a partire in velocità, guadagna metri, Cristiano Ronaldo! La sua conclusione manca allo specchio della porta. L'efficienza nel contrattacco è una delle migliori opzioni a loro disposizione. Devono essere più cinici. Pogba prova a giocarla in profondità. La mette in avanti. Cristiano Ronaldo. Bernardeschi. Ramsey, Wanda Ramsey! È un doppio vantaggio per lui. Niente da fare per la difesa. Ha provato in tutti i modi ad arginarlo. Senza successo però. Ha preso benissimo posizione ed è sgusciato via. La conclusione non è stata che il lieto fine di un'ottima preparazione. E ha avuto subito un grande impatto sul conto. Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato. La Juventus può gestire un comodo vantaggio di due reti. Con questo gol possono affrontare il match con maggiore tranquillità. Cerca l'uomo là davanti. Fa avanzare l'azione sulla fascia. Grande movimento nello spazio. Marzia, qui c'è parata di Szczęsny. Bentancur. La qualificazione sembra in cassaforte. È probabile che adesso pensino a conservare il risultato piuttosto che a macinare gioco. Che botta! Non trova la porta. A volte un tiro da quella distanza può sorprendere il portiere. Ha fatto bene a provarci. A quanto pare ci sono dei cambi da entrambi i lati. Pogba. Fred, pallone lungo in verticale. Martial ha una buona opportunità. Il Manchester United ha cercato l'azione manovrata, ma non sono arrivati in porta e alla fine è solo questo che conta. C'è la palla lunga in avanti. Arriva nella tre quarti avversaria. Buono l'intervento del difensore che concede comunque un calcio d'angolo. Tutte e due le squadre hanno optato per il cambio. Bruno Fernandes sceglie tocco corto. Ennesima palla recuperata. Martial. Si libera la grande. Ottimo intervento. Intervento irregolare al limite dell'area. Aspettiamo la decisione dell'arbitro. Hanno offerto la migliore delle opportunità di segnare ai propri avversari. Qui l'alternativa era lasciarlo passare e fare quello che voleva. Hanno dovuto prendere una decisione rapida e ora subiscono le conseguenze. Parata di Szczęsny. Un'opportunità sprecata. Prova con la palla lunga. Cuadrado, prova a prolungare. Gioca una palla lunga. Arriva Cristiano Ronaldo. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Bruno Fernandes. L'avversario ha avuto la meglio. La gioca in profondità. Ramsey. E c'è una palla filtrante. Ben fatto, è intervenuto quando c'era bisogno di lui. Ramsey non riesce a servire il compagno. Lo spazio per il passaggio l'ha visto. Giustamente ci ha provato, ma non ha toccato nel modo giusto il pallone. Costa! Piuttosto sfortunato qui però, il pallone è uscito di un nulla. Ha provato ma niente di fatto, non si darà per vinto Fabio, ci riproverà.
Pogba. È tutto. L'arbitro dice che può bastare e fischia la fine della gara. Il risultato che rispecchia una splendida prestazione. Vanno a raccogliere l'applauso da parte dei loro tifosi. Applauso, tra l'altro, meritatissimo. E tu cosa ne pensi della partita, Luca? La solidità difensiva è una grande iniezione di fiducia a tutta la squadra. Quando hai un assetto difensivo come quello di oggi, che ti permette di non subire gol, di non concedere niente agli avversari, tutta la squadra ne trae beneficio. Ci resta solo il tempo per ringraziare i telespettatori che sono stati con noi. Grazie, Luca, per il tuo prezioso contributo. Sono io che ringrazio te, Fabio.